Sicuramente sarete qui perché avrete letto il titolo del mio nuovo video. Come affrontare una relazione a distanza? Ma logico, con il mio nuovo romanzo, dal 30 ottobre, in tutte le librerie. Voi mi direte, ma perché Leonardo stai parlando di una relazione a distanza e ci mostri il tuo nuovo libro? Perché ragazzi, questo libro parla di una relazione a distanza. E il succo finale di una relazione a distanza può essere descritto in 5 parole. Solo se ti rende felice. Da domani, 30 ottobre, in tutte le librerie potrete trovare il mio nuovo romanzo. Se no c'è il link di pre-order qui in descrizione. Mi raccomando, se domani dovesse arrivarvi o doveste comprarlo, fatevi un sacco di foto e taggatevi perché vi metto tutti quanti nelle storie. Solo se ti rende felice. L'amore a distanza è molto difficile, ma non è da escludere a prescindere. Viviamo comunque nell'era in cui i social network fanno da padroni e quindi tanti amori nascono grazie ad essi. Il lavoro ci porta a dover andare via dalla nostra città natale, l'università, inseguire il nostro sogno, un semplice trasloco o un amore nato in un villaggio turistico estivo. Insomma, sicuramente l'amore a distanza non è facile, ma quando ci innamoriamo di qualcuno non possiamo farne a meno. E troncare già dall'inizio una relazione è veramente una cosa da cretini. Soprattutto se quando vediamo questa persona abbiamo la certezza di sentire le famose farfalle dentro lo stomaco. Sono una meravigliosa farfalla! Voglio subito sfatare un mito. E ve lo dice uno che su 4 relazioni ne ha avute 3 a distanza. Non so per quale motivo, ragazzi, ve lo giuro. Forse perché sono un po' masochista. O perché mi piacciono le cose difficili. Sfato subito il mito della paura di un tradimento in un amore a distanza. E ve lo dico in prima persona. Poi magari mi hanno tradito e non l'ho mai scoperto. L'amore a distanza è complicato. L'amore a distanza è difficile da costruire. Si fanno tanti sacrifici per portare avanti un amore a distanza. E quindi la cosa che sento dentro di me, e che spero abbiano sentito le mie ex e che senta adesso la mia attuale fidanzata, è che mandare tutto a puttane per uno stupido tradimento sarebbe veramente una cosa da idioti. Ricordatevi che se il vostro partner vuole tradirvi, può farlo tranquillamente con la vostra vicina di casa. E conosco storie di persone che la sera prima erano con la fidanzata, la sera dopo erano a letto con altre 4 ragazze. Grandi eroi. E quindi cercate di non farvi ammorbare da delle gelosie inutili. L'amore a distanza, soprattutto in giovane età, è stimolante, è positivo, perché hai tanto tempo da dedicare a te stesso, al tuo lavoro, allo studio, ai tuoi amici, alle tue passioni e ai tuoi hobby, e allo stesso tempo sei quotidianamente innamorato e con la voglia pazza di vedere il tuo partner. A me onestamente questa cosa dà una carica allucinante, perché cerco quasi sempre di fare tante cose affinché anche le giornate passino più velocemente, così da far arrivare appunto il giorno in cui finalmente vedo la Yolandora nazionale. Ricordatevi che prima di star bene con qualcuno dovete star bene con voi stessi, quindi con una relazione a distanza avete tanto tempo per conoscervi al meglio e soprattutto avete tanto tempo per smussare i vostri piccoli difettini. Sicuramente l'unico mezzo che abbiamo per restare in contatto con il nostro partner è questo. Certo, sicuramente una videochiamata non vale un abbraccio della persona che amiamo, ma se è l'unica cosa che possiamo fare nel momento in cui non possiamo vedere quotidianamente questa persona, fatelo, perché il contatto, anche se virtuale, è fondamentale. Cercate poi di evitare degli atteggiamenti e di evitare certe persone, perché purtroppo vivendo un amore a distanza, soprattutto tramite le storie di Instagram, tutto quanto viene enfatizzato e sicuramente visto con un occhio negativo dal partner che non è con noi. Ovvero sbagliamo spesso ad interpretare le storie che vediamo. Quindi cercate di fare sicuramente meno storie voi su Instagram e se proprio dovete farle, cercate di farle in maniera un po' più adeguata. L'amore a distanza è bello, non è facile perché molto spesso, come capita a tutti quanti, abbiamo delle giornate no e purtroppo non avere al nostro fianco o dentro casa nostra la persona che più amiamo, che con un solo abbraccio può farci dimenticare di tutti i problemi della nostra vita, quella è una parte molto difficile che però dobbiamo imparare a gestire per bene, vista l'impossibilità. Vi posso però assicurare una cosa, che quando vedrete la persona che più amate dopo giorni, dopo 5, 10, 20 giorni, dopo un mese, vi sentirete così bene che inizierete ad apprezzare ogni minuscolo attimo della vostra giornata insieme a lei. Secondo me le relazioni a distanza sono più mature, perché come ho detto prima, iniziate di più ad apprezzare anche voi stessi, ad amarvi, ad amare il vostro lavoro. Ma attenzione, la relazione a distanza non funziona quando il soggetto inizia a far ruotare la propria vita intorno a quella del partner, perché si è troppo insicuri, perché si è troppo gelosi, paranoici, e quindi tutte queste cose negative influenzeranno la vostra vita quotidiana e vi distrarranno dai vostri obiettivi. Quindi se siete delle persone paranoiche, insicure, negative e soprattutto tanto, tanto gelose, vi sconsiglio vivamente di iniziare una relazione a distanza. Un altro consiglio che voglio darvi è quello di risparmiare i soldini, perché gli amori a distanza costano. Ricordatevi di condividere tutto quanto con il vostro partner a distanza, così da renderlo partecipe della vostra vita
senza mai farlo sentire escluso. Quindi niente ragazzi, se state affrontando una relazione a distanza, spero di avervi dato 2 o 3 consigli abbastanza importanti, fondamentali. Spero anche che il mio libro un po' vi aiuti e soprattutto vi faccia capire che amare qualcuno è meraviglioso, ma prima di tutto e tutti dovete imparare ad amare voi stessi. Prima di concludere il video volevo ricordarvi che da domani 30 ottobre il mio libro sarà in tutte le librerie, solo se ti rende felice. Se no c'è il link qua in descrizione. E niente, ciao 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 ciao.